È la mia seconda volta in un mese in un autodromo. E la prima volta sono andato a fare GT Talent con la Ferrari. Oggi siamo a Cremona, ragazzi, ma non con le macchine. Questa volta, ragazzi, l'hai schivata? Fast Life. Dopo l'esordio in cross dello scorso inverno, quest'anno dovevo per forza puntare più in alto. Cioè abbiamo fatto inverno 2020 cross, inverno 2021 proviamo ad andare in moto, la strada, inverno 2022 Formula 1 direi. Oggi sono ospite coccolato. Abbiamo una grossa sfida. Prima che tu venissi io ho fatto le domande su Instagram sui tuoi pronostici e sono molteplici. C'è chi chiede bar spin, chi chiede backflip, c'è chi dice che la butti nel muro, c'è chi dice che vai lungo. Nel muro? Hai detto però... nel muro? Guarda, guarda, titolo del video. Cosa dici di questo titolo? Guarda la mia faccia. Deve essere una cosa solo goliardica, perché la moto è troppo bella per finire nel muro, ti ammazzo. Vabbè, comunque ragazzi, Edo Mazzuoli, l'avete sicuramente già visto negli altri miei video probabilmente. Pilota attualmente non in attività, fondatore di quella roba lì, che è una scuola guida con un metodo innovativo, nel senso che l'istruttore, ovvero in questo caso io, non giro con l'allievo. Solo oggi con Toto faremo una cosa diversa, perché almeno giriamo insieme per divertirci. E oggi gli facciamo provare l'R1, ma la cosa bella è che parte con la cosa più difficile che ci sia, perché parte con un 1000 senza controlli. Allora, io non sono mai andato in pista, ma soprattutto non sono mai salito su una moto da strada. 1000. Toto, molto facile. Cioè è una moto, ha tutti i comandi di una moto. Freno dietro, freno davanti, frizione, cambio. Aspetta, sai cosa mi sta ricordando questa cosa? Quando ho insegnato a guidare l'alboreto al 125. Va bene, qual è la frizione? Questo è il freno davanti. Questo qui, per spegnere. Cambio però è rovesciato. Non so se l'hai mai usato. La prima è in su, sì, tutte le altre sono in giù. Quindi il metodo che io utilizzo con tutte le persone, e loro sono persone che sono venute tutti qua a fare i corsi, io non faccio un briefing iniziale e non ti spiego niente, puoi imparare. Io adesso ti dirò 3-4 cose basilari, entra, fammi vedere cosa sai fare e poi partiamo a lavorare. Ma direi che ci siamo, perché alla fine io ho imparato a girare in bici in autodidatta. Basta ragazzi, ci cambiamo e primo turno tra 40 minuti. So che non è un video di bici, quindi tutti gli appassionati diranno: Toto, ma che palle, fai video in moto. Ragazzi, ho fatto video in bici tutta estate, quindi apprezzate questo contenuto e soprattutto, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale. Stiamo crescendo veramente un sacco, quindi vi ringrazio un sacco del supporto e passate anche a dare un occhio ovviamente al canale del buon Edo. Mi permette di fare questa esperienza. Non mi chiedere 50 euro per la sponsorizzazione, Adesso sono pronto a essere il più fermo di questo turno. Dire niente. È incredibile ragazzi, cioè il motore, tu vedi i giri e ci senti come sale bene e dici cazzo adesso cambia, invece poi guardi il numero dei giri, neanche a metà dei giri che devi cambiare. È incredibile veramente. Arrivi in fondo al rettilineo e ti alzi, non mi aspettavo che ci fosse un impatto così violento con l'aria. Il mio problema principale erano proprio le marce, perché avendo cambio invertito mi confondevo, cioè invece che mettere in giù ogni tanto in giù scalavo, facevo una confusione della Madonna. Vi dico che in realtà almeno il ginocchio in questo primo turno l'ho toccato, soprattutto gli ultimi due giri, iniziamo a metterlo giù. No, guardiamo un po' i video, così Edo mi dà qualche consiglio, mi corregge un po', sarà ancora più difficile poi metterli in pratica intanto che guidi, e poi rientriamo in pista per un pomeriggio pieno di turni. Il frenare forte è la cosa più difficile che esista. Quindi, riassunto? Riassunto, stacca più dopo. Schiaccia sto cazzo di freno bene. E adesso attiviamo il cronometrista, dobbiamo vedere il time attack. Sotto l'1,50. Sotto l'1,50 sicuramente. Ho fatto un traverso, ragazzi, boh, spettacolo. Prima gli ho chiesto a Edo, ma Edo, io devo fare il video per YouTube per tutta questa giornata, e mi fa sì, però non puoi mettere la telecamera sul casco. Io ho detto cazzo, effettivamente ragazzi, se ci pensate, se guardate tutti i video di youtuber che vanno in moto, Edo, Nasca, Salvadori, nessuno filma dal casco perché non si può. Se cadi è pericoloso avere qualcosa di attaccato magari qua davanti, strappa o comunque può essere pericoloso, ti gira la testa e... Per fortuna ragazzi che avevo nello zaino la Insta360 Go 2, ragazzi, cioè Edo, che anche lui la utilizza quotidianamente, è un genio. Oh, io è un genio ragazzi. È un pezzo che uso la telecamera così. Questo qua è un case di ricarica di Insta360. La telecamerina è questa, piccolissima, ok? Ha ben pensato, non posso metterla sopra il casco, metto dentro il casco. Ho staccato il guanciale, quindi ho fatto delle striscioline di nastro americano che comunque attaccano sia sul cotone del cuscinetto che sulla telecamera, e lei non si muove più. Dei video che ho visto poi è fighissimo, perché riesci a vedere ancora di più i movimenti del corpo, certo, e della moto. È il punto di vista secondo me più personale che c'è. Io filmo 1440 30 fps ragazzi, e ovviamente la camera arriva con tantissimi accessori. In particolare ragazzi ve la straconsiglio se dovete utilizzarla per filmare clip di Instagram. Essendo piccola, portatela, la portate in giro, e soprattutto dall'app è veramente comodo editare i video sia in orizzontale sia in verticale. Tutti i link della Insta360 Go 2 in descrizione. Vai, togliti la termo dietro. Così lancio qua, giusto? Sì, no, ragazzi. Che dici? Minchia, mi stavo divertendo un botto perché mi hanno fermato. Che tempo hai fatto secondo te? Non ho idea. Ti scende sotto 50? Boh, non lo so. 49,6. Sì. 49,6. Obiettivo raggiunto. Prima volta in pista, bravo Toto. Eri da solo a girare al tramonto, questa è la condizione più bella. Era proprio, stavo godendo, cioè ero proprio bellissimo, veramente, fighissimo, cazzo. Cioè guardate ragazzi che spettacolo. Allora, mi aspettavo che guidare una moto comunque così potente fosse difficile, comunque con questa impostazione fosse diverso. Al di fuori di tutte le difficoltà tra cambio, impostazione di guida, la cosa che mi ha veramente stupito è stata quanto entri più veloce nelle curve rispetto in strada. Ora Edo sta caricando tutto il furgone. No. Ciao regalo. Quindi anch'io sono brandizzato Torquato Testa. Grazie. A breve torniamo in cross tra l'altro, eh. Tornerà la serie backflip in moto perché per adesso appunto, come ha detto Edo, eravamo... Io non la faccio. Io ero impegnato nelle gare a fare tante cose in bici. Ve l'ho promesso, arriva sto backflip in moto, eh. È già tutto organizzato, tutto programmato. Iscrivetevi se non l'avete ancora fatto. Lasciate un like ragazzi, supportate sempre il canale, che stiamo crescendo veramente un botto. Quindi grazie mille sempre del supporto. Ci vediamo al prossimo video. Bella.